un'opera d'arte totale in forma di libro dedicata al genio della scultura italiana, il primo ambasciatore della bellezza nel mondo. Un'opera che ci permette di scoprire l'eccellenza degli artisti e degli artigiani che l'hanno realizzata. Un'opera che diventa il pretesto per compiere un viaggio tra le bellezze dell'Italia. Per celebrare Antonio Canova siamo partiti da Napoli, la città di Mimmo Iodice, il genio contemporaneo che ha restituito, con le sue fotografie, le luci, le ombre, la materia e lo spirito delle opere di Canova. A Verona, la stamperia Berardinelli ha curato le opere fotografiche di Iodice e le riproduzioni delle incisioni e delle tempere del Canova. A Pescia, le cartiere Magnani hanno fornito la speciale carta filigranata. A Carrara, Luciano Massari ha scolpito nel marmo il basso rilievo della copertina. A Venezia, l'antica tessitura Bevilacqua ha realizzato il velluto dorato che incornicia il bassorilievo. A Strada in Chianti, Laura Berretti ha prodotto la carta marmorizzata. A Todi, Bruno Soperti ha provveduto a rilegare le parti dell'opera. E a Possagno, la città natale di Canova, tra i capolavori del suo genio, l'opera d'arte totale in forma di libro splende in tutta la sua bellezza.